L'America celebra il giorno del jazz, quello che ONU e UNESCO hanno definito musica universale che esalta libertà e creatività. Ormai il jazz, da musica nera, ha trovato sempre più estimatori, anche se era nato proprio come valvola di sfogo sociale per una parità di diritti a lungo negata alla componente afroamericana della società statunitense. È la più democratica forma di espressione che conosca, dice il direttore della scuola di studi jazzistici dedicata a Duke Ellington. Una parte fondamentale della cultura americana che attira sempre più appassionati, aggiunge un professore. E questa giornata assume un sapore del tutto particolare alla Duke Ellington School di Washington, qui dove oltre 500 studenti che provengono da quartieri difficili, attraverso la loro passione per questa musica, trovano quel riconoscimento altrimenti negato.